Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nostro webinar Twinning, il primo dopo la pausa estiva. Abbiamo appunto un autunno e un inverno intensi anche per i nostri appuntamenti con dei webinar e ancora una volta una grande collaborazione con le generazioni connesse, con i quali abbiamo organizzato in collaborazione la maggior parte dei webinar di questi prossimi mesi. Oggi con noi appunto abbiamo Salvatore Ciro Conte che ci parlerà diciamo, i policy per le scuole e quindi del percorso offerto a generazioni connesse per la costruzione di un documento di policy e di una politica di policy insomma, della scuola, cosa che per i Twinning è molto importante, soprattutto alla luce della candidatura certificato di qualità a scuole Twinning e in generale perché tutte le questioni relative alla sicurezza e all'uso sicuro in internet sono ovviamente una priorità per una nazione come Twinning che vive appunto su internet, sull'internet sicuro, diciamo. Faccio una brevissima introduzione sui Twinning perché più o meno il 50% dei partecipanti non sono iscritti ai Twinning e quindi facciamo appunto questa panoramica molto veloce, giusto per sperando di riuscire diciamo, a incuriosirvi per poter poi registrarvi. Che cos'è Twinning? Twinning è la community delle scuole in Europa, quindi è riservata ai docenti e dirigenti scolastici di tutte le scuole di tutti gli ordini in Europa e anche in alcuni paesi limitrofi. Ruota diciamo, intorno a una piattaforma quindi dove i docenti si possono incontrare, scambiarsi idee, formarsi e realizzare dei progetti di collaborazione a distanza. È in pratica appunto a qualche aspetto diciamo, del social network informale, anche se appunto a differenza di altri social network è sicuro, è professionale e non vi è ovviamente nessun tipo di pubblicità perché è istituzionale, finanziato dalla Commissione europea. Permette la collaborazione online, quindi sia attraverso dei progetti, quindi delle classi virtuali, che dei gruppi oppure la creazione di eventi. Offre tantissime occasioni di formazione professionale, come quello di oggi appunto siamo in presenza di un webinar che sono queste brevi pillole di un'ora, 2 ore massimo con degli esperti, però appunto offriamo anche, ci sono i learning event che settimane, ci sono i corsi che durano un mese, ci sono varie tipologie di offerte online, oltre a tutta una serie di eventi in presenza che chiaramente ora in questo periodo sono stati rimandati, ma che normalmente insomma, trovate sul nostro sito. E ovviamente anche una possibilità di riconoscimento del lavoro che viene fatto. I numeri sono significativi, dal 2005 abbiamo in Europa ormai, che è sbagliato, è 830.000, c'è un refuso, oltre 830.000 docenti, quindi stiamo puntando al milione, una cifra veramente considerevole. In Italia oltre 85.000, questi dati sono prima dell'estate, nel frattempo siamo già andati avanti perché cresce in continuazione. Si tratta di una comunità di pratica, è una comunità fatta di persone, fatta di docenti, e questo suo aspetto così personale è importante, è una rete fatta di persone che si incrociano per motivi professionali ovviamente, ma si creano anche delle amicizie, delle relazioni professionali importanti. E appunto spesso viene chiamata una rete di supporto perché poi spesso capita che vi si trovi dei colleghi magari con i quali si va più d'accordo rispetto a quelli magari dietro l'angolo, dietro la porta. Quindi questo aspetto è importante, ci si registra individualmente, quindi non registrate la vostra scuola, ma registrate voi stessi. Chiaramente la prima persona che si registra deve dare le informazioni relative alla scuola, perché noi controlliamo ogni singola registrazione, viene validata una a una, quindi dobbiamo sapere in che scuola insegnate e per questo vi chiediamo i dati della scuola. Ecco. Però la registrazione è individuale, questo è importante. È una partecipazione libera, vi si partecipa quando, se, come si vuole, si può cominciare da qualsiasi livello, si può semplicemente assistere alla formazione oppure fare dei progetti molto semplici, degli scambi semplici, anche solo scambi
cartoline di Natale, per intendersi, oppure fare dei progetti più complessi, oppure crescere diciamo nel tempo, cosa che succede nella maggior parte dei casi. Vi è una totale autonomia nella gestione dell'attività, decidete voi, per esempio, nei progetti, che tipo di progetti fare, su quali argomenti, di quale durata, con chi farli, quindi c'è una forte autonomia per l'insegnante. Qualsiasi livello di entrata, come dicevo, sia vostro di lingua che di competenze tecnologiche, perché troverete dei partner, diciamo, o che vi aiutano nel crescere o che sono più o meno alla vostra pari e quindi con i quali potete crescere insieme. Sbagliando si impara, quindi si può sbagliare, nessuno vi controlla qui, quindi è veramente uno spazio tutto vostro. Il primo step è la registrazione individuale in netwinning.net, appunto è soltanto per i docenti e dirigenti scolastici in servizio, anche bibliotecari, not per i CPIA, non per gli educatori e altro personale della scuola. Comunque maggiori informazioni le trovate sul nostro sito che è netwinning.indire.it. Si sviluppa su 3 livelli, quindi c'è un portale pubblico accessibile a tutti, dove già potete vedere, per esempio, c'è una mappa interattiva dove potete andare a vedere anche nei vari paesi europei e anche in Italia quali scuole sono già iscritte, hanno già dei docenti iscritti e quindi potete andare a vedere un po' chi già è dentro. Una volta registrati avete accesso invece al Twinning Live, quindi la community vera e propria, a cui si accede con una password e login personale, e che è questa sorta di, banalizzando la social network, dove potete appunto, dove avete a disposizione tutta una serie di strumenti per interagire con altri docenti. E infine, laddove decidiate di fare un progetto con altri colleghi o di dar vita a una rete di docenti, avrete accesso al terzo livello, cioè il Twin Space, che è la classe virtuale dei progetti, dove potete invitare anche gli alunni, oppure i gruppi, che sono, diciamo, le reti di docenti, quindi per un lavoro di rete tra docenti. Questo è come appare la schermata, diciamo, di eTwinning Live, quindi una volta registrati, che potete personalizzare e modificare ogni volta. Questo è come appare invece la classe virtuale, quindi il Twin Space, che potete organizzare voi in pagine, sottopagine, e che ha a disposizione tutta una serie di strumenti come le cartelle, i forum, potete caricare dei video, potete fare anche dei meeting online, è integrato appunto lo strumento di Adobe Connect e quindi potete creare degli eventi live all'interno del partenariato, come anche in realtà all'esterno per connettervi con altri docenti. I gruppi, diciamo, la struttura che sta dietro ai gruppi è molto simile a quella del Twin Space, con la differenza che i gruppi sono fatti per reti di docenti, quindi qui non ci lavorano gli studenti, gli alunni, ma è appunto per esempio se avete gli Erasmus, del K1, oppure potreste fare un gruppo di docenti della vostra scuola o un gruppo di docenti di una rete locale, insomma quello un po', oppure i docenti di matematica. Ci sono poi tantissimi gruppi già esistenti che poi a cui vi potete unire facilmente. Come ho già detto, le occasioni di formazione professionale sono tante, queste sono le descrizioni di alcune di queste, vi lascerò appunto tanto le slide e quindi potete approfondire. Questi sono i nostri contatti. Ci potete contattare in qualsiasi momento. La registrazione avviene sul portale europeo che è eTwinning.net, mentre il nostro sito nazionale, dove trovate tutte le informazioni relative all'Italia e appunto alla comunità italiana, è eTwinning.it. Perfetto, vi ho rubato anche troppo tempo, vi passo subito la parola a Salvatore Ciro per parlarci appunto i policy delle scuole. Grazie mille ad Alexandra e grazie anche a tutto il gruppo eTwinning che ancora una volta ci ospita noi di Generazioni Connesse e ci dà l'opportunità
ecco, anche a parla di parlare con voi docenti del nostro progetto. E ci siamo già sentiti in passato, probabilmente alcuni di voi hanno anche seguito i precedenti webinar e abbiamo deciso in questo in particolare di concentrarci sul processo di definizione del documento di policy. E per due motivi sostanzialmente. Il primo è che il progetto Generazioni Connesse si avvia verso la sua chiusura annuale, quindi ci sembrava appunto opportuno avere un momento di dialogo con tutti voi per rivedere un po' il processo e supportarvi soprattutto nella fase di chiusura, ma anche per dare la possibilità a tutte quelle scuole che purtroppo nei mesi precedenti, per la situazione che insomma, conosciamo bene tutti, hanno avuto difficoltà sia nella fase magari di iscrizione al progetto e quindi anche nella possibilità di portarlo avanti, avere la possibilità in questo ultimo periodo di poter aderire e potersi dotare anche loro del documento di policy. E prima di iniziare, permettetemi solo due veloci parole sul progetto di Generazioni Connesse e chiederei dalla regia se mi passano la possibilità di muovere le slide. Perfetto, grazie Sì, mille. scusa, professore, mi ero scordata. Non c'è problema. Allora, il progetto Generazioni Connesse, comunque Generazioni Connesse, è il nome che in Italia si è dato al nostro Safer Internet Center. E il Safer Internet Center è appunto un centro deputato alla promozione e all'utilizzo di Internet e della rete in modo sicuro e positivo. E è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea, quindi un progetto che è presente non solo in Italia, ma in diverse nazioni europee. In particolare in Italia il progetto è coordinato dal Ministero dell'Istruzione. Quindi vede la sua applicazione importante proprio nel mondo della scuola. E sempre in Italia il progetto si vede costituito da questo partenariato che vedete nella slide. Quindi ci sono diversi attori che prendono parte, che sviluppano il progetto di Generazioni Connesse, portando avanti le diverse attività che di volta in volta implementiamo. E in particolare, ecco, ci tengo a citare, sono presenti nel partenariato, quindi nel consorzio di Generazioni Connesse, l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero per i beni e le attività culturali, le Università di Roma e la Sapienza e l'Università degli Studi di Firenze, e ci siamo noi di Telefono Azzurro che oggi rappresento qui con voi, ci sono gli amici di Save the Children, c'è la cooperativa EDI, la Polizia di Stato, l'agenzia di stampa Dire e Scuola.net e l'ente autonomo Giffoni. Quindi tutti questi attori hanno il compito di portare appunto avanti quello che è il progetto Generazioni Connesse in Italia. Diciamo, per far sì che ci sia un Safer Internet Center, questo proprio a livello europeo, è fondamentale che ci siano queste tre componenti, che sono le tre componenti che rendono, come dire, possibile la costituzione di un Safer Internet Center. È fondamentale un centro dedicato all'awareness, quindi un centro che si occupa di tutte quelle attività che possono essere attività di sensibilizzazione, ad esempio, di formazione, che vedremo in particolare nel progetto italiano, vanno a costituire quella che è la possibilità di accompagnare gli istituti scolastici nella definizione e adozione di questo famoso documento che chiamiamo i policy, su cui mi soffermerò in modo importante successivamente, ma due altre componenti fondamentali di ogni Safer Internet Center sono la helpline e la hotline. E in particolare nel nostro caso il servizio di helpline è fornito da Telefono Azzurro tramite la linea 19696, che ricordo a tutti è una linea gratuita, attiva H24, 7 giorni su 7, contattabile
scaricabile anche via chat collegandosi al sito azzurro.it ed è una linea che noi di Telefono Azzurro appunto mettiamo a disposizione del progetto Generazioni Connesse in modo che chiunque abbia bisogno di un supporto, di una consulenza o anche di una richiesta di aiuto può contattare l'19696, ci sono operatori di Telefono Azzurro specializzati appunto nel fornire assistenza e supporto e in particolare per quelle che sono le tematiche relative alla sicurezza in rete da parte dei più piccoli. E, essendo un numero di Telefono Azzurro, però vi ricordo, non è contattabile solo dai minori, quindi da ragazzi e ragazze, ma ci sono operatori specializzati anche nel supporto agli adulti, quindi anche voi docenti, sia in qualità del vostro ruolo di docenti, ma anche magari come genitori, perché no, potete chiamare l'19696 in caso avesse bisogno di un aiuto o comunque di porre un quesito o una problematica. L'altro elemento fondamentale, come vi dicevo, è il servizio di hotline che si concretizza tramite due servizi in Italia. Quindi c'è il servizio clicca e segnala fornito da Telefono Azzurro, contattabile dal link che vedete, e il servizio Stop It che è gestito da Save the Children, contattabile anche questo dal link che vedete nella scheda. Entrambi i servizi di hotline hanno questo ruolo. Quindi vi permettono di poter segnalare contenuti illeciti o contenuti ad esempio di tipo pedopornografico che possono presentarsi casualmente nella navigazione in rete, quindi tramite questi servizi potete segnalare questi contenuti, sarà nostra cura poi farci carico della segnalazione e inoltrarla alle forze dell'ordine in modo che possano intervenire prontamente per la rimozione di questi contenuti illegali. E una cosa che diciamo sempre, che può sembrare banale, però vi ricordo, soprattutto nel caso della segnalazione di contenuti illeciti, di non farvi mai ricercatori di questi contenuti, magari con l'intento positivo di voler appunto poter segnalare questo tipo di contenuti affinché vengano rimossi, perché ovviamente in Italia questo si configurerebbe come un reato, quindi vi consiglio di utilizzare il servizio solo nel caso in cui casualmente nella navigazione online vi imbatteste in contenuti che ritenete di tipo illecito. E veniamo ora al clou del tema di oggi, che è appunto quello di fornire come dire, un ulteriore supporto nel guidarvi nella stesura del documento di policy. E vi chiarisco subito, in questa prima parte vedremo un po' come si sviluppa l'intero processo e nella seconda parte poi vi condurrò direttamente sulla piattaforma, quindi faremo proprio delle prove di accesso sulla piattaforma di Generazioni Connesse proprio per vedere materialmente poi come sviluppare le diverse azioni, in modo da farvi vedere anche ve lo dico perché alcuni docenti magari ci scrivono appunto per sapere come fare a implementare il documento o ci fanno determinate domande. Questo webinar vogliamo proprio mostrarvi come in realtà è abbastanza semplice e guidato l'intero percorso. E intanto vi ricordo che per qualsiasi tipo di supporto sulla piattaforma è disponibile anche un servizio di help desk, quindi di supporto, che è contattabile via email all'indirizzo supporto@generazioniconnesse.it. Quindi in caso in cui abbiate una difficoltà specifica o isolata, potete scrivere direttamente al supporto scuole e riceverete prontamente risposta, comunque presa in carico della segnalazione effettuata. E diciamo, perché è importante avere un'ipolisi? Allora, prima Alexandra ha già introdotto il tema e quanto è opportuno per gli istituti oggi darsi di un documento che li aiuti, che fornisca delle linee guida nella gestione di quelle che sono le tecnologie
digitali all'interno della scuola, e che non deve, diciamo, limitarsi all'uso in sé dei dispositivi o al funzionamento dei dispositivi, ma anche a quale approccio è opportuno adottare nelle diverse fasce di età, poi, ma anche è opportuno dotarsi di linee guida, ad esempio, per sapere cosa fare nel caso in cui si verificassero problematiche nell'utilizzo del dispositivo o dei vari dispositivi, o comunque dell'accesso alla rete. Quindi è importante dotarsi di una policy, sicuramente, perché è uno strumento che vi aiuta anche a identificare quelle che possono essere, ad esempio, i percorsi formativi o le necessità formative del vostro corpo docenti o comunque della comunità scolastica. E è utile il percorso di generazioni connesse anche perché il percorso di policy è strettamente legato al percorso formativo. Lo vedremo poi nel dettaglio, però dotarsi di questo documento vi aiuterà come docenti ad accrescere e consolidare quelle che sono le competenze relative alle tecnologie digitali, ma anche all'educazione civica digitale, soprattutto all'utilizzo consapevole e positivo delle tecnologie da parte dei vostri studenti. E la novità di questa edizione, di questa quarta edizione del progetto Generazioni Connesse, è che è stato esteso anche alle scuole secondarie di secondo grado. Quindi abbiamo, come dire, ampliato anche da un punto di vista di contenuti il progetto in modo che possa includere le scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo anche creato una sezione ad hoc sia per i genitori che per gli studenti, appunto, delle scuole secondarie. E questo è avvenuto tramite la creazione di una nuova piattaforma, di cui, dicevo, poi ci entriamo proprio materialmente dentro, in modo che possiate visualizzarla, magari per chi di voi non ha ancora partecipato, non ha seguito il percorso direttamente, vi farò un attimo navigare all'interno della piattaforma. E il progetto prevede diversi ruoli, diverse attività. E innanzitutto è importante distinguere due processi di iscrizione, nel senso, per partecipare al progetto Generazioni Connesse è necessario che ci si iscriva come istituto scolastico, e quindi è fondamentale ovviamente il ruolo del dirigente scolastico che effettuerà queste prime azioni di iscrizione dell'istituto scolastico alla piattaforma e al progetto Generazioni Connesse. E poi è importante che entrino in campo anche altre figure. E è fondamentale che ci sia, che venga identificato un docente referente del gruppo di lavoro, quindi un docente che si occupi sostanzialmente di coordinare le attività che il gruppo di lavoro porterà avanti per la stesura del documento di policy. È opportuno identificare e definire un gruppo di docenti che lavoreranno alla stesura del documento di policy. Spesso ci chiedete: c'è un numero minimo, c'è un numero massimo, quanti docenti devono partecipare? In realtà non c'è un numero definito. Il nostro consiglio è sempre quello di avere almeno, nel gruppo di lavoro intendo, almeno un docente per ogni plesso scolastico o magari per gli istituti di secondo ciclo, un docente per ogni indirizzo di corso di studi. Questo per appunto garantire che ci sia quanto più possibile la voce di tutti e che vengano espresse le esigenze di tutti all'interno del gruppo di lavoro. E è possibile poi, ovviamente, che anche docenti che non fanno parte del gruppo di lavoro, ma che vogliono seguire il percorso formativo, è possibile creare un accesso anche per questi docenti. Quindi non porteranno avanti le attività di scrittura del documento di policy, ma potranno usufruire dei contenuti formativi messi a disposizione nella piattaforma e ovviamente ricevere poi il relativo certificato di attestazione della formazione effettuata.
Il progetto in sé si divide in diverse fasi, quindi come dicevamo prima, è fondamentale la registrazione, quindi è fondamentale che il dirigente o insomma, un suo delegato iscriva la scuola, quindi vada sulla piattaforma e iscriva il proprio istituto al progetto Generazioni Connesse. Una volta che è stata effettuata l'iscrizione, la fase successiva è quella dell'autovalutazione. Quindi c'è un questionario, vado veloce perché poi ve lo faccio vedere man mano. C'è un questionario da compilare che vi aiuterà a identificare quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del vostro istituto, ovviamente da un punto di vista delle tecnologie digitali. C'è poi una fase di formazione, quindi c'è proprio un percorso formativo da seguire che è fondamentale per l'acquisizione di quelle che sono competenze specifiche che poi vi guideranno anche nella scrittura del documento di policy. C'è poi la stesura vera e propria del documento di policy e poi una fase finale dedicata nuovamente a una valutazione finale dell'intero percorso. E i capitoli dell'e-policy sono sintetizzati nella slide che vedete, quindi c'è ovviamente un primo capitolo che è destinato a presentare quello che è il documento di policy, che include ad esempio quali sono le figure che fanno parte del vostro specifico contesto scolastico, qual è il ruolo che l'e-policy deve avere, quali sono ad esempio le linee da seguire nel caso in cui non si rispettino quelli che sono i suggerimenti dell'e-policy e così via. Una seconda parte dedicata interamente alla formazione e al curriculum, quindi sia del corpo docente che del corpo studentesco. Una terza parte che include la definizione di quelle che sono le infrastrutture e le dotazioni tecnologiche specifiche del vostro istituto. Una quarta parte che fa un focus specifico su quelli che sono i rischi presenti nel mondo digitale, quindi vengono elencate quelle che sono le problematiche più diffuse e maggiori che sono presenti all'interno del mondo digitale, ma anche ecco, come essere in grado di riuscire a riconoscere e identificare i possibili rischi dell'online in modo da poterli prevenire. E una parte finale è dedicata alle procedure sia di segnalazione che di gestione dei possibili casi che possono verificarsi all'interno del contesto scolastico. E queste sono in sintesi le fasi iniziali del progetto. Ovviamente nella definizione, nell'avvio del progetto, nessuno di noi poteva prevedere la pandemia che poi si è verificata, quindi questo ha determinato, come tutti ben sapete, notevoli difficoltà nel portare avanti quello che era la definizione ordinaria delle attività che si erano previste per la scuola e quindi questo ha comportato anche un rallentamento da parte proprio della stesura del documento del portare avanti il documento di policy. E vi farei vedere ora velocemente, posso condividere direttamente io, chiedo alla regia, una pagina online. Sì, ti ricordi come si fa? Se Allora, fai chi. ci sono, Ok. ok. Ok, dovreste avere ora visione di quello che è Perfetto. perfetto, il sito di Generazioni Connesse. E, allora, prima di entrare ecco, nella piattaforma, però vorrei
Vorrei farvi anche portare la vostra attenzione anche a quest'area che abbiamo creato proprio durante il periodo della pandemia, che si chiama appunto La vita ai tempi del Covid, che include comunque una serie di possibilità, strumenti, risorse, sia per docenti ma anche per genitori e ragazzi, però in particolare vi segnalo l'area dedicata ai docenti, che include anche ad esempio alcune soluzioni e suggerimenti per la didattica a distanza, quindi ecco, anche al di fuori della piattaforma, quindi proprio sul sito Generazioni Connesse, avete a disposizione anche una serie di articoli e contenuti che vengono spesso aggiornati, che possono essere utili anche nella vostra attività, ad esempio le diverse serie che creiamo, l'ultima di queste, We Are Fearless, una web serie che tratta appunto i temi della sicurezza in rete, che si può utilizzare ad esempio per introdurre queste tematiche all'interno del vostro gruppo classe e magari aprire una discussione. Ecco, tornando al nostro percorso, vi faccio vedere, quindi partiamo proprio dall'inizio. Quindi sono una scuola e voglio iscrivermi al percorso Generazioni Connesse. Quindi in questo caso sono un dirigente scolastico, sono un delegato del dirigente, quindi il mio dirigente mi chiede di effettuare l'iscrizione al portale di Generazioni Connesse. Quindi andiamo sul sito generazioniconnesse.it e andiamo a cliccare sul tastino I policy che vediamo in alto e entriamo qui nell'area di accesso. Ovviamente è tutto guidato, quindi è abbastanza semplice. Quello che chiede l'iscrizione e il processo di iscrizione è semplicemente di inserire in questo campo qui dove dice inserisci il codice istituzione, inserire il codice meccanografico della scuola. Una volta inserito il codice meccanografico, si clicca su invia password e riceverete in automatico all'email istituzionale della scuola, quindi quella che solitamente è codice meccanografico chiocciolaistruzione.it, riceverete quindi a quell'email la password di accesso. E vi dico subito, la password è formata da 11 caratteri e include anche dei trattini. Quindi copiatela così com'è e la andate a inserire poi successivamente nell'area di login. Quindi io entro ovviamente con la nostra utenza, però vi faccio vedere com'è il portale una volta che si entra. Quindi entrate con il codice meccanografico e la password che ricevete all'email istituzionale. Una volta fatto l'accesso, si ha visione di questa schermata. Allora, qui siamo nell'area riservata alle scuole, quindi l'area scuole. E come vedete qui c'è la home. Come dicevamo prima, il primo passo, quindi dopo aver fatto l'iscrizione, il primo passo è quello di compilare il profilo del proprio istituto. Quindi basta cliccare sull'area profilo istituto e segue poi la compilazione dei dati della scuola. Quindi è un percorso questo fondamentale, ovviamente per aiutarci a capire chi siete, che scuola siete. E come vedrete, appena inizia la schermata, vi sembrerà di non poter modificare, ma è normale, basta scorrere in fondo, c'è il tastino Modifica i dati e questo vi permetterà poi di poter cambiare i dati e quindi inserire ad esempio il nome del dirigente, i vari contatti, eccetera. E una volta modificato il profilo della scuola, andate a cliccare semplicemente su Salva i dati e il questionario, scusate, il profilo è compilato. E una cosa fondamentale, su cui poi torneremo quando parleremo dell'iscrizione dei singoli docenti, nell'area profilo, nella parte in basso, vedete ci sono dei codici. Questi sono fondamentali perché permetteranno poi alle diverse tipologie di utenti di potersi iscrivere alla piattaforma come utenti singoli. Come vedete, c'è un codice specifico
per i docenti corsisti, c'è un codice specifico per i docenti che fanno parte del gruppo di lavoro, per i genitori, per gli studenti e così via. Questi codici sono specifici di ogni istituto scolastico, quindi ogni istituto ha i suoi codici. Questo per permettere, diciamo, da un lato di poter associare poi le persone al proprio istituto e dall'altro di poter permettere l'accesso alla piattaforma solo a chi effettivamente è interessato a seguire il percorso. Quindi, terminato il profilo dell'istituto, come dicevamo, il secondo passo poi è la compilazione del questionario di autovalutazione. E questo è un passo fondamentale. Allora, il questionario si compone di quattro aree. La prima area dedicata alle competenze digitali e l'integrazione delle tecnologie nella didattica. La seconda parte agli sistemi valoriali, atteggiamenti e attitudini del vostro istituto. La terza parte ai rischi possibili di uso consapevole delle tecnologie e ai sistemi di prevenzione. La quarta parte ha incidenti e abusi relativi ai rischi dell'online, quindi in che modo vengono rilevati, gestiti e monitorati. Per quanto riguarda la compilazione del profilo, del questionario, scusate, noi consigliamo vivamente di farlo fare dal gruppo di lavoro. Questo perché ovviamente il questionario non deve essere espressione di un singolo, ma possibilmente dell'intera comunità dei docenti. Per far questo vi consigliamo, se vedete qui, è possibile scaricare il questionario in formato PDF in modo che possiate, come dire, lavorarci insieme, compilarlo e poi nella parte online sul sito inserire semplicemente le risposte. E vi diciamo questo perché il questionario, una volta compilato, non è modificabile. Come vedete qui, questo di test, sono già state fatte delle modifiche, infatti non è possibile cambiare le risposte. E ve lo dico perché a volte magari c'è il docente che si è preso carico del progetto, quindi inizia a compilarlo da solo e poi viene fuori che magari c'erano altri docenti che avevano altre cose da dire o altre cose da segnalare, quindi diventa poi complicato, come vi dicevo, una volta modificato è difficile rimodificarlo, quindi è opportuno lavorare bene insieme prima e poi compilare, ma questo anche perché è un primo passo nella costituzione del gruppo di lavoro, quindi vi aiuterà anche come processo nel condividere le informazioni, magari col vostro collega col vostro collega di istituto, ma che è magari in un altro plesso, quindi porta esigenze anche differenti. Quest'area che vedete qui accanto al questionario è un'area dedicata ai tutorial e non mi ci soffermo perché ovviamente stiamo vedendo tutto insieme, però qui avete a disposizione delle guide che potete scaricare e consultare ogni qualvolta lo ritenete opportuno. E mi fermo qui ora, non entriamo ora nell'area dedicata all'e-policy, proprio per seguire il processo logico. Quindi ci siamo iscritti come scuola, abbiamo compilato il nostro profilo di istituto, abbiamo compilato il questionario di autovalutazione. Quello che c'è da fare ora, quindi abbiamo costituito anche il nostro gruppo di docenti del gruppo di lavoro, e quello che c'è da fare ora è iscrivere gli utenti alla piattaforma. Come vedete c'è un tastino dedicato che si chiama proprio Utenti iscritti. Ora non posso entrare ora in questo tasto perché ci sono dei dati sensibili ovviamente di persone che sono iscritte alla nostra pagina di test, però cliccando in quest'area quello che viene fuori è semplicemente un elenco delle diverse tipologie di persone che si sono iscritte del vostro istituto. Quindi, ad esempio, se avete 5 docenti che fanno parte del gruppo di lavoro e-policy, vedrete i 5 nominativi con le 5 email dei docenti del gruppo di lavoro
Se avete, non so, 20 docenti che si sono iscritti come corsisti, vedrete l'elenco dei 20 docenti iscritti come corsisti. Avete modo anche di monitorare il percorso formativo che stanno facendo. Avete, ad esempio, il docente corsista Mario Rossi, che è iscritto in piattaforma e ha frequentato con successo i primi 3 moduli formativi. Quindi vedrete questo tipo di informazioni e avrete anche l'elenco di quelli che sono i genitori che si sono iscritti e gli studenti che si sono iscritti al percorso formativo. L'altro tastino che vedete, le tue iniziative, ve lo faccio vedere, si può utilizzare per ancora disponibile caricare progetti che avete magari realizzato, che avete siete proposti di realizzare in occasione del Safer Internet Day, della giornata del Safer Internet Day, però se avete ancora progetti da caricare è possibile inserirli tramite questo tasto perché insomma, vanno poi a finire nell'elenco generale dei progetti presentati a generazioni connesse. E mi fermo un attimo qui per quanto riguarda l'area scuole perché vi faccio vedere ora il processo di registrazione come utente singolo. E, come vi dicevo, abbiamo diverse tipologie di utenti. Quindi in questo caso, in questo incontro, mi soffermerei su quelli che sono i docenti del gruppo di lavoro e docenti corsisti. Allora, per iscriversi è necessario avere quel famoso codice che vi dicevo prima, che è disponibile sia nell'area del profilo istituto, sia entrando nell'area utenti iscritti, avrete proprio un tastino che vi permette di scaricare un documento PDF da consegnare al docente corsista o al docente del gruppo di lavoro che contiene già in sintesi tutte le istruzioni per potersi registrare sulla piattaforma. Allora, usciamo un attimo, quindi torniamo nell'area generale del sito. Quindi ora smetto i panni di istituto e di dirigente e divento un docente del gruppo di lavoro. Quindi il mio dirigente mi ha nominato docente del gruppo di lavoro. Quindi il mio compito sarà quello proprio di realizzare il documento di polis insieme ai miei colleghi. Quindi il dirigente mi ha dato i codici di accesso. Quindi io vado nell'area formazione. E nella parte in basso faccio la mia registrazione. Ovviamente io sono già registrato, però in caso fosse una prima registrazione basta cliccare qui Registrati con email e inserire i dati e fare la registrazione. Quindi riceverete poi un'email di semplice avvenuta registrazione. Quindi poniamo il caso che ovviamente io sono già registrato, quindi ho la mia email e la password e faccio il login. Allora, essendo già registrato, ora posso accedere direttamente alla mia area riservata. Nel vostro caso, nel caso della prima registrazione, qui vi appare una schermata in cui vi chiede di inserire appunto il codice, il vostro PIN, il codice di associazione, e che è quel codice famoso che vi dicevo prima, che vi viene consegnato direttamente dal dirigente scolastico. Quindi in questa pagina andrete semplicemente a inserire il codice meccanografico della scuola, il PIN che avete ricevuto e il sistema in automatico vi associa alla vostra scuola di riferimento. Quindi, fatto questo processo, abbiamo accesso a quella che è la nostra area riservata. Quindi ora qui siamo entrati come docenti, quindi come singoli utenti, non più come istituto. E la prima cosa da fare una volta che siamo dentro, un po' come la scuola, è quella di compilare il proprio profilo. E questa è un'operazione importante soprattutto perché il sistema in questo caso può
riconoscere e associare alla nostra email e al nostro PIN anche il nostro nome e cognome, che è fondamentale poi quando andremo a scaricare gli attestati per i corsi di formazione. Se non abbiamo compilato il profilo, rischiamo che il sistema ci generi un attestato che non è valido perché non contiene le nostre informazioni. Quindi, primo passo dopo la registrazione, compiliamo il nostro profilo e possiamo poi fare accesso a quelli che sono i corsi di formazione tramite questo tastino qui, che ci porta nella piattaforma di formazione vera e propria, e che è strettamente legata al documento di e-policy. Come vi ricordate, vi avevo fatto vedere prima, l'e-policy è composta da 5 capitoli sostanzialmente, quindi 5 aree. Il corso di formazione è speculare al percorso di e-policy, quindi ogni capitolo del percorso formativo riprende quello che è il capitolo dell'e-policy. E entriamo proprio direttamente, quindi ovviamente nel mio caso vedrete tutto al 100% perché sono già completati, quindi nel caso di una nuova iscrizione saranno tutti a zero e saranno da insomma, frequentare man mano. E cliccando sul tastino inizia e ti entra ad esempio nella prima lezione del percorso formativo, che include contenuti video, contenuti testuali, approfondimento e quant'altro, quindi un corso di, come dire, di formazione online standard, come sarete abituati ad aver già visto. E terminato quindi ho seguito tutte le lezioni, quindi terminate tutte le lezioni. L'ultima parte c'è un breve questionario di valutazione, quindi un questionario di valutazione delle competenze, e nel caso in cui ovviamente risponda in modo positivo ad almeno l'80% delle risposte, posso scaricare in automatico, il sistema mi fa scaricare in automatico l'attestato di frequenza del primo modulo. Questo va a comportare anche una cosa molto interessante. Quindi nel momento in cui come docente referente ho completato il primo modulo, il sistema in automatico crea un capitolo dell'e-policy già scritto. E questo succede per ogni singolo capitolo che io vado a seguire come corso di formazione. Quindi nel momento in cui io ho frequentato tutti e cinque i moduli, il sistema, entrando nell'area documento di e-policy, va in automatico a generare 5 capitoli. E questo ve lo dico, e lo dico soprattutto a chi magari sta iniziando ora il percorso di scrittura di e-policy, di non spaventarsi perché non dovranno scrivere l'intero documento, ma dovranno semplicemente adattare quello che noi già vi forniamo. E questa è anche una novità della quarta edizione del percorso di Generazioni Connesse. Ed è un po' la novità principale rispetto a chi, se qualcuno di voi ha fatto le precedenti edizioni, era previsto prima che il documento di policy fosse interamente scritto dalla scuola. In questa edizione, insieme al Ministero, abbiamo ritenuto opportuno che il documento fosse un documento standard, quindi che ci fossero dei contenuti standard per tutte le scuole, quindi definiti insieme al Ministero dell'Istruzione e che fossero un po' dei capisaldi, proprio per evitare che alla fine si creassero documenti di policy fortemente differenti tra di loro o che si potessero creare documenti che poi non contenessero quelle che sono le informazioni necessarie affinché sia una vera e propria policy. E quindi entro ad esempio nel primo capitolo, quindi io ho frequentato tutti e cinque i corsi, ho qui disponibili già tutti e cinque i capitoli. E vedete c'è il tastino personalizza, quindi cliccando qui io posso andare a apportare delle modifiche, vi spiego però in che modo.
Entrando nel tastino personalizza, vedete io ho nella parte centrale testo standard del capitolo policy, quindi capitolo 1.1 scopo dell'e-policy. Questo testo che vedete qui nell'area standard è ovviamente standard, quindi non è modificabile e questo sarà il testo che sarà presente in tutte le e-policy create in questo progetto. E ovviamente essendo un testo standard non è calato su quella che è la vostra specifica realtà. E è possibile ed è necessario in questo caso spostarsi nell'area che vedete a destra dove dice testo personalizzato, quindi cliccando sul tastino modifica i dati, questo testo diventa editabile. Quindi io qui posso andare ad apportare le modifiche che sono specifiche del mio istituto. E ad esempio, insomma, veloce. E posso indicare in questo, ad esempio, andiamo qui, dove indica ruoli e responsabilità, è opportuno. In questa parte indicare veramente chi sono le persone nel vostro istituto. E quindi, ad esempio, si può indicare nel nostro istituto il dirigente è Tizio Caio. Ovviamente è una modifica banale, però la faccio proprio per farvi vedere come è possibile intervenire. L'editor di testo vi permette anche di fare modifiche, quindi inserire corsivi, sottolineature, e cambiare la formattazione del testo e quant'altro. Quindi nel momento in cui avete dire, terminato la modifica del testo personalizzato e vi basterà risalire su e cliccare su Salva i dati, vi darà indicazione che i dati sono salvati con successo e come vedete nel capitolo 1.2 si è modificata la parte del testo personalizzato. Questo è il lavoro che fanno i docenti del gruppo di lavoro. Quindi vanno a modificare i testi personalizzati di ogni capitolo. Questo andrebbe fatto per tutti, ovviamente, i capitoli, in modo che poi il sistema vi restituisce un documento unico e uniforme. Prima di vedere però il risultato del nostro lavoro, e vi ricordo che nel documento di policy, quindi oltre al testo personalizzato, è opportuno anche inserire quelli che sono i piani di azione della nostra policy. E mi dicono dalla chat che non vedete la condivisione. Mi confermate o... Non si vede bene, forse qualcuno Ah, ok, col cellulare, è forse. un problema isolato, ok. Ok, no, mi dicono altri che si vede, che si vede bene, perfetto. E allora vi dicevo, è opportuno quindi inserire non solo le informazioni specifiche del vostro istituto, ovviamente associate capitolo per capitolo, ma anche quelle che sono le azioni che voi vi impegnate a fare come istituto. E per aiutarvi in questo processo abbiamo anche realizzato un documento che trovate qui, allora, sempre siamo nell'area documento e policy. E sulla sinistra vedete c'è un tastino, vademecum, piani di azione ai tempi della data. Quindi abbiamo integrato questo documento anche in virtù di quello che è successo durante il lockdown, proprio perché molte azioni prevedono appunto la partecipazione, ad esempio un'azione, vediamo qui alcune azioni possono essere
organizzare un evento di presentazione del progetto di Generazioni Connesse, organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica. E alcuni di queste azioni ovviamente prevedevano azioni in presenza, quindi abbiamo implementato creando questo documento la possibilità di includere azioni che prevedessero ovviamente anche la partecipazione a distanza, proprio perché durante il lockdown era praticamente impossibile, ma anche in questo periodo ovviamente non è possibile organizzare eventi o raggruppare grandi numeri di studenti o fare interventi formativi, non so, per il corpo docente intero a scuola, quindi è opportuno dotarsi delle tecnologie digitali per permettere tali percorsi, quindi è assolutamente possibile includerle come azioni. E come vi dicevo, ogni modulo prevede la possibilità di inserire delle azioni che come istituto vi impegnate a portare avanti all'interno appunto del vostro percorso. Quindi tornando nuovamente nella personalizzazione del capitolo, quindi ritorno sempre nel capitolo 1. Ok, nella modifica, quindi nella personalizzazione del documento, scorro in basso alla fine di tutti i paragrafi. Come vedete, nella parte finale c'è proprio un'area dedicata ai piani di azione. Quindi per ogni capitolo potete indicare le azioni da svolgere all'interno della modalità scolastica e azioni da svolgere, diciamo, in un periodo più lungo, quindi nei prossimi 3 anni. E potete scegliere voi l'azione, noi in ogni capitolo abbiamo inserito azioni ovviamente consigliate, e potete scegliere poi, è necessario inserire almeno un'azione da realizzare all'interno della modalità scolastica, però vi consigliamo, essendo questo un documento programmatico, di ragionare veramente sul lungo periodo, quindi prevedere anche azioni da implementare all'interno, implementare in un tempo più lungo e ovviamente che target volete raggiungere per queste azioni, quindi declinandolo sia per il numero di docenti che studenti e genitori. E come vi dicevo, questa è un'operazione che va fatta per ogni capitolo, poi ogni modifica vi basta cliccare sul tastino e salvare i dati. E vi ricordo una cosa, essendo ovviamente un lavoro di gruppo, la piattaforma prevede la possibilità di prendere in modifica il capitolo un docente alla volta. Quindi se io sto lavorando sul capitolo 1, ad esempio, il mio collega, se prova ad accedere, vedrà in questa paginetta qui, generale, invece che il capitolo è stato sbloccato, vedrà l'utente Mario Rossi sta lavorando sul capitolo. Quindi questo anche per evitare che magari qualcuno scriva qualcosa, poi l'altro la cancella, eccetera. Quindi è opportuno anche sempre coordinarsi nel gruppo di lavoro docenti, magari o dividersi il lavoro. Però ecco, una volta che poi il collega ha completato la modifica, è possibile per me entrare e visionare la modifica effettuata. Quindi questo lavoro va fatto per ogni capitolo e una volta terminato, quindi finita la personalizzazione dell'intero documento di e-policy, ritorno ad essere ora un istituto scolastico. Quindi faccio accesso come dirigente, per capirci, e a questo punto posso entrare nell'area documento e-policy e cliccando sul tasto scarica e-policy, il sistema in automatico mi andrà a generare la mia e-policy.
È una procedura, una volta che cliccate su scarica la tua e-policy, non vi preoccupate se impiega, ecco, qualche secondo, uno o due minuti, perché è necessario che il sistema elabori tutte le modifiche che voi avete effettuato e crei il documento. E, allora, io l'ho fatto prima e vi faccio ora vedere. Ovviamente questa è l'e-policy della nostra scuola test, quindi il testo inserito non ha assolutamente alcun senso, però vedete c'è la parte standard che è assolutamente coerente e è già tutto formattato, quindi una volta scaricato il documento è pronto, ci sono i vari ruoli, responsabilità, eccetera. E alla fine di ogni capitolo sono elencati, allora, i famosi, allora ci arriviamo, i famosi piani di azione che abbiamo definito nel nostro percorso. E quindi una volta terminato il documento, come dicevamo, si scarica e è opportuno che, come vedete, sono anche già incluse le schede che noi di Generazioni Connesse abbiamo creato per poter aiutarvi, sono schede inserite come allegati, aiutarvi diciamo, identificare quelle che sono le procedure idonee da seguire per i possibili casi, casi di possibile cyberbullismo, ad esempio, casi di sexting e così via. Quindi una volta che il documento è stato terminato e viene sottoposto alla firma del dirigente scolastico e poi si ritorna nell'area e-policy, lì dove l'abbiamo scaricato, basta andare un po' più in basso e si inserisce il documento. Quindi cliccando sul tasto Scegli file, si carica il documento sul sistema. E è fondamentale poi cliccare su questo tastone che abbiamo messo qui, che dice invia la tua e-policy. Una volta che il documento è stato firmato dal dirigente, caricato e inviato, viene inviato direttamente a noi di Generazioni Connesse. Tutti i documenti di policy fatti con questo criterio, quindi che conformi a quelle che sono le indicazioni di Generazioni Connesse saranno inseriti in una banca dati nazionale che sarà disponibile a breve sul sito di Generazioni Connesse. Quindi le scuole potranno, tutte le scuole che hanno un'e-policy conforme e terminata, quindi saranno inserite in questa banca, in banca dati. E come citava anche prima Alexandra, è questo anche un elemento utile e necessario, ad esempio, per l'iscrizione o comunque per far parte del network di e-training. E come potete vedere, il percorso è abbastanza lineare e anche il risultato finale è un bel documento, quindi ci ritorno, ecco, prima è questo che è praticamente un documento senza una reale parte personalizzata, è comunque molto strutturato, è diviso nei suoi capitoli e sottocapitoli, un documento di 50 pagine. Allora, torno qui, vi faccio, ecco, giusto vedere in maniera veloce quelli che sono i capitoli e i sottocapitoli dell'e-policy, quindi l'indice dell'e-policy, che ovviamente questo è standard, quindi questo è uguale per ogni e-policy. Allora, torno sul sito, scusate, leggo al volo che vedevo alcune domande in chat. Il documento è assolutamente unico per ogni scuola, questo sì, ed è il motivo per cui questa procedura diciamo di scarico e poi ricarico del documento va fatto dall'area scuole.
Però, come vi dicevo prima, affinché sia veramente un documento rappresentativo dell'istituto scolastico, è fondamentale che il gruppo di lavoro ci lavori insieme, perché ogni membro del gruppo di lavoro porti il suo contributo alla stesura del documento. Ok, allora io interromperei qui la condivisione in modo da tornare. Vi ho fatto un po' una carrellata generale del processo in piattaforma che vi guida nella stesura del documento. E lascerei spazio, un po' più di spazio questa volta ad Alexandra, se è d'accordo, alle domande. Quindi magari chiuderei ora la relazione perché so che molte scuole ci stanno lavorando, quindi magari vorrei, ecco, parlare meno io, comunque parlare in risposta magari ad esigenze un po' più Allora, concrete. possiamo cominciare con le domande del Google Doc, poi se avanza anche tempo possiamo far fare qualche intervento magari in diretta. Tu hai accesso al Google Sì, Doc? provo a condividerlo così magari. Sì, vai. Allora. Ok, dovrebbe essere questo. Allora, domande lunghissime. Allora, ok. Salvatore, Allora, sì. buonasera. Salvatore, scusami, sono Giulia dell'Unità Nazionale, una collega di Ah, Alexandra. ecco. No, per spiegare appunto nel doc, vedi in verde, diciamo, cose che ho scritto io cercando di rispondere almeno per la parte e-twinning ad alcune delle domande. Poi avevo iniziato invece a evidenziare magari in arancione quelle che mi sembravano appunto Ok, interessante, comunque alle quali puoi certamente rispondere tu. perfetto, grazie Giulia, Grazie. così vado più veloce. Ok, allora, quindi questa prima domanda sembra chiedere come possiamo riprendere il filo del discorso. Ci siamo fermati all'accreditamento e allora spero che dalla presentazione di aver già risposto a questa domanda. Comunque, se vi siete già iscritti, quindi il vostro istituto ha la password di accesso, quello che c'è sicuramente da fare è entrare nella piattaforma, come vi ho fatto vedere, verificate se avete già compilato il profilo e il questionario, quindi se non l'avete fatto potete procedere con quello e parallelamente vi consiglierei di far iscrivere già almeno i docenti del gruppo di lavoro, farli iscrivere subito in modo che possano iniziare subito il percorso di formazione e scrittura del policy. Allora, dice scuola seconda, vorrei sapere se il piano scolastico per la didattica digitale integrata che ci hanno richiesto di fare possa essere un prolungamento o un'integrazione delle policy a scuola. Può essere sicuramente un'integrazione delle policy, cioè è verosimile che gran parte dei contenuti, soprattutto del capitolo 2 dell'e-policy si possono ben integrare anche col piano per la didattica digitale. Allora, questo è interessante. Allora, abbiamo svolto formazione inviato e-policy a ottobre 2018, quindi siamo nella precedente edizione del progetto Generazioni Connesse. Abbiamo cambiato DS, è ancora valida la mia registrazione. Ok, grazie per la domanda di
Maria, perché effettivamente è una cosa che ho dimenticato di dire, ed è una cosa fondamentale. E, come dicevo, il progetto Generazioni Connesse è alla terza, è alla quarta edizione, quindi vuol dire che ci sono state edizioni precedenti e ci sono state tante scuole che hanno partecipato alle precedenti edizioni e hanno già scritto un documento di policy. Come vi dicevo prima, in questa edizione il documento di policy è cambiato perché appunto è costituito da una parte standard e una parte personalizzata. E è fondamentale, direi, ripetere il percorso, questo perché dal 2018 ad oggi sono cambiate tante cose, quindi il processo, il percorso è assolutamente aggiornato e appunto vi dà la possibilità di avere in automatico l'e-policy già pronta. E per chi avesse già, questo è un piccolo suggerimento, per chi avesse già l'e-policy degli anni comunque di edizioni precedenti, no, non è assolutamente da buttare, cioè è verosimile che alcuni dei contenuti di quelle policy siano assolutamente validi anche oggi, quindi nulla toglie che potete usare parte di quel contenuto nell'area del testo personalizzato dell'e-policy. Però è importante iscrivervi, se non l'avete fatto, nuovamente sul portale, perché il portale è nuovo, è un nuovo portale, e frequentare il percorso formativo, perché quello vi dà la possibilità di generare in automatico la nuova e-policy che poi potete aggiornare nell'area personalizzata con le informazioni che ritenete opportune. Però è opportuno, come dire, iscrivervi sulla piattaforma anche le credenziali, questa è una cosa che vi dico, le scuole che erano iscritte al SIC 3, per capirci, quindi alla vecchia piattaforma, non possono utilizzare le credenziali che avevano prima, perché la piattaforma è cambiata, le credenziali sono cambiate, il percorso è completamente aggiornato. Allora, ho svolto il corso formativo iscritto come docente corsista, ma in realtà parteciperò alla scrittura dell'e-policy. Ok, allora tutti quelli che, e lo dico per tutti, hanno seguito il percorso come docenti corsisti, ma magari nel corso del tempo si è ritenuto opportuno che collaborassero al gruppo di lavoro. Allora scrivete un'email al supporto scuole chiocciolageneraziniconnesse.it indicando che vi siete iscritti come corsisti, ma avete necessità di far parte del gruppo di lavoro e poi ci preoccuperemo noi di cambiare la vostra iscrizione. Quindi si fa senza problemi e non perdete nulla del pregresso. Allora, per chi si è appena iscritto, l'e-policy sarà da completare entro il 30 ottobre. Sì, purtroppo sì, perché ci sono dei tempi tecnici poi per permetterci di lavorare alla chiusura del percorso e non vi preoccupate, so che sembra tanto, ma vi dico, il percorso è molto guidato, quindi riuscite, insomma, se c'è un gruppo di lavoro che collabora, riuscite tranquillamente a concludere entro la data che è stata prevista. Siamo fermi alla fase 3, formazione avviata prima del lockdown ma non conclusa. Come possiamo procedere? Potete tranquillamente continuare lì da dove vi siete fermati, quindi fate l'accesso singolarmente come diciamo, docenti del gruppo di lavoro, completate la formazione e che in automatico poi vi sblocca i capitoli dell'e-policy. Se volete potete fare anche le cose in parallelo, nel senso se avete, per dire, seguito il corso 1 e 2, vi mancano 3, 4 e 5, potete in parallelo seguire, la formazione dei moduli 3, 4 e 5, ma iniziare già a lavorare sui capitoli 1 e 2, perché quelli ormai sono sbloccati nel momento in cui finite il corso.
Allora, questa ipotesi varrebbe per l'anno scolastico 2020-21? Assolutamente sì. E, no, se l'avete, certo, non ho letto la domanda di prima. Allora, stavo procedendo di caricare la nostra policy entro il 10 ottobre, quindi sì, vale per l'anno, sì, assolutamente, assolutamente sì, potete caricarla se è pronta anche subito. Allora, il collegio docenti ha approvato di policy giugno, ora il referente è in testa di elaborare un regolamento di contrasto al bullismo e cyberbullismo da far approvare poi al collegio dei docenti. È corretta questa procedura? Allora, tecnicamente l'e-policy contiene già nel suo capitolo dedicato ai rischi, una parte specifica sul cyberbullismo e nel capitolo dedicato alla segnalazione e alla gestione dei casi, le linee guida per appunto la gestione di possibili casi di cyberbullismo. E andrebbe qui indagato esattamente cosa dovrebbe contenere questo regolamento, però nulla toglie che non si possano integrare le due cose. Vorrei sapere se sia possibile fare il percorso di policy in maniera individuale, quindi come corsista. È assolutamente possibile, è necessario però che la sua scuola sia iscritta al portale di generazioni connesse. Diciamo, come singoli utenti non è possibile entrare nel portale se la scuola non è iscritta. Quindi se la scuola è iscritta, quindi vuol dire che basta che richiede la password, può farsi dare poi il codice per accedere come docente corsista. Nel testo personalizzato bisogna scrivere nomi e cognomi di chi ricopre ruoli e sì, nel capitolo 1 è proprio richiesto che nell'area ruoli e responsabilità siano indicati i nominativi delle persone che ovviamente sono in carica nel momento in cui si definisce l'e-policy. Una volta scaricato il PDF, può essere. Allora, sì, il policy, cioè, voi scaricate il PDF dell'e-policy prima della firma e vi rendete conto che magari so, ci sono errori o c'è qualcosa che non va, quindi potete assolutamente rimodificare la parte personalizzabile. E poi scaricare nuovamente il documento di policy e sottoporli alla firma. Allora. La scuola se scrivesse adesso, ok, ho già risposto. Allora, per poter partecipare alla stesura di questo video. Allora, per la nuova edizione al momento non so darle informazioni, quindi per questo vi consiglio di monitorare il sito di Generazioni Connesse. Vi consiglierei comunque a prescindere di provarci, anche perché voglio dire, come vi dicevo, il percorso è guidato così come la generazione delle policy è automatica e comunque c'è il percorso formativo, quindi se proprio non fate in tempo a ultimare il lavoro di policy, comunque avrete iniziato un percorso e avrete anche fatto parte della formazione che comunque resta anche certificata. Allora.
Allora, gli allegati non è richiesto che si inseriscano altri allegati. È possibile, se riuscite a lavorare sul documento, non vi consiglio, però, essendo un documento standard, di mantenere gli allegati a parte, però è assolutamente indicato, opportuno, ad esempio, inserire il patto di corresponsabilità aggiornato, se avete un regolamento interno sull'utilizzo delle TIC specifico, insomma, è tutto ciò che chiarifica male non fa. Allora, chi ha compilato il core? Ok. Allora, questa domanda non è chiara. Per chi ha compilato il corso di formazione delle policy dell'anno scolastico 2019-20, la piattaforma prevedeva già uno. E lo stesso, sì, il percorso si estende su diciamo, su 2 anni solari, quindi stiamo parlando della quarta edizione del progetto. Quindi se l'avete già concluso con l'anno scolastico che si è chiuso a giugno 2020, va bene così. Allora, mia scuola ha prodotto le policy a maggio, dovremmo predisporre i piani d'azione. Cosa dobbiamo fare? Allora, dovrete, appunto, ha già risposto alla domanda. Deve predisporre i piani di azione, vuol dire metterli e implementarli sostanzialmente. Però se le policy è chiusa e firmata e l'avete caricata sul sistema, diciamo, il percorso l'avete portato a termine. Quello che c'è da fare ora, appunto, è la realizzazione di quelli che erano la realizzazione di quelle che erano le azioni che vi siete preposti di fare. I corsi per docenti e genitori continueranno a essere attivi. Allora, continueranno ad essere attivi sicuramente fino alla fine del progetto, quindi fino alla fine dell'anno 2020, assolutamente sì, confido che insomma, continueranno ad esistere anche nelle future edizioni, dato che sono stati insomma, molto, molto seguiti. Allora, ho terminato come corsista in modulo lo scorso aprile, ma non vedo il tasto documento di policy. Allora, se è una docente corsista è normale che non veda il tasto documento e policy, perché è una funzione attiva e disponibile solo per i docenti referenti del gruppo, docente referente e i docenti del gruppo di lavoro e policy. Quindi il docente corsista accede e vede solo i corsi, i moduli formativi e basta. Se vuole lavorare sul documento i policy, quindi se vuole entrare a far parte, comunque il suo dirigente le chiede di entrare a far parte del gruppo di lavoro, è necessario in quel caso appunto che ce lo segnali via email e sarà poi nostra cura inserirla come docente del gruppo di lavoro. Allora, con il team scuola abbiamo già compilato lo scorso anno la redazione delle policy relative alla personalizzazione. E possiamo sapere se siamo inseriti nell'elenco delle scuole di cui parlava? Ok. Allora, se avete già terminato, allora stiamo, come vi dicevo, a breve sarà disponibile la banca dati con le scuole che si sono dotate di ogni policy. Quindi o attende la banca dati oppure per la situazione specifica può scrivere al supporto scuole e loro le verificano velocemente se il documento insomma, è a posto e sarete inseriti nell'elenco. E le sezioni compilate e salvate possono essere successivamente modificate. Allora, se si fa riferimento o al profilo o alla parte personalizzata degli policy, sì. Se invece ecco, si fa riferimento, come dicevo prima, al questionario di autovalutazione, una volta salvato non si può modificare. Il gruppo di lavoro della mia scuola sta lavorando in queste ultime settimane alla personalizzazione, dovremmo riuscire, ok?
È possibile partecipare alla quinta edizione per poter generare. Ok, e mi fa piacere che ecco, siate già tutti orientati alla quinta edizione. E insomma, confido che parteciperete assolutamente tutti, però ecco, ripeto, al momento non abbiamo informazioni ancora per la nuova edizione, quindi per quello vi consiglio assolutamente di monitorare il sito di Generazioni Connesse. Ok, altro quesito, il questionario iniziale è stato compilato. Ok, questo anche è corretto ed è un quesito che è emerso spesso. Allora, vi ricordo che a fine percorso, quindi una volta completato il documento, consegnato il documento di policy, quindi verso la fine di questo anno solare, tutte le scuole che hanno partecipato e concluso il percorso compileranno anche un questionario finale di valutazione dell'intero percorso, per cui non vi preoccupate, è ovvio che chi ha compilato il questionario pre-Covid, ma tutte le scuole, insomma, prima del Covid erano in una situazione diversa, anche perché il Covid ci ha forzato verso un'implementazione in emergenza veloce della didattica a distanza, e quindi molti di voi come dire, si sono anche autoformati e sono assolutamente oggi più consapevoli del digitale rispetto al periodo pre-Covid, quindi non vi preoccupate di quello, sarà tenuto ovviamente conto durante la valutazione che faremo. Allora, sono animatrice del mio circolo, abbiamo già partecipato alla stesura del documento, abbiamo anche consegnato, devo fare qualcosa ancora in merito. Allora, per chi, questo lo dico per tutti quelli che hanno già consegnato il documento di policy, quello che c'è da fare ovviamente è far fede a quel documento, quindi realizzare quelli che sono i piani di azione che ci eravamo proposti di fare. Allora, se è tutto cambiato, dobbiamo rifare il documento tutto da capo, possiamo verificare quello già consegnato. Allora, qui se fa riferimento al documento consegnato nella vecchia edizione del SIC, quindi nella vecchia edizione di Generazioni Connesse, in quel caso va, come dicevo prima, il percorso va rifatto, quindi è necessario seguire nuovamente il percorso e generare un nuovo documento. Questo mi sembra un po' più complesso o complicato che si sia verificato. Se però insomma, dopo il lockdown, dopo l'estate, quello che avete inserito nell'e-policy è assolutamente dire, fuori e non coerente, come dicevo prima, è sempre possibile entrare nell'area di modifica ai policy e aggiornare il testo personalizzato. Fino al 30 ottobre c'è assolutamente tempo. Ok, questo ho già risposto. Non è chiaro come inserire nel documento legare il fatto di. Allora, non c'è una modalità per inserire altri allegati nel documento, nel senso che il documento di policy è un documento a sé. E potete, se volete, una volta scaricato e firmato il documento, allegare altri documenti PDF, quello è possibile, però il documento di policy non include altri allegati. Sarebbe utile avere prima a disposizione la base dati, avete idea di quanto sarà aperta e non le so dare un giorno specifico, però ecco, intorno alla metà di ottobre dovrebbe essere disponibile. Ok, c'è una domanda di Twinning a voi, vedo in chat se c'è qualcos'altro.
Allora, qualora non ci fosse un gruppo di lavoro, ma solo un referente, è comunque possibile lavorare alla redazione delle policy? Allora, tecnicamente è possibile. La domanda che poi però le faccio è quanto poi quella policy sia espressione, ecco, di una collegialità piuttosto che di un singolo. Però ecco, capisco che a volte sia complicato riuscire a costituire un gruppo di lavoro. Allora, per la validazione del documento di policy è richiesta la firma del dirigente. Allora, per chi ha difficoltà, qualcuno mi scrive che ha difficoltà a salvare i dati nel testo personalizzato e bisognerebbe capire nel dettaglio che tipo di difficoltà sta avendo, perché l'ho visto prima nella dimostrazione e in realtà è abbastanza veloce e le consiglio in questo caso di scrivere al supporto scuola. E per modifiche, allora il referente, allora dovreste avere, qualcuno mi chiede che nella loro scuola è cambiato il referente, dovreste avere ancora la possibilità di poter modificare il profilo, come abbiamo visto prima, quindi entrate nell'area scuole, dove c'è il profilo della scuola e modificate cliccate su modifica i dati e potete inserire il nominativo del nuovo referente. Allora, avete ragione, qualcuno chiede cosa si intende per. Allora, vecchia edizione vuol dire documenti consegnati fino al 2018. Quindi se avete steso l'ipolisi e inviata successivamente, è verosimile che l'abbiate fatto per la quarta edizione e quindi che il documento si sia generato direttamente dalla piattaforma. E comunque se la vostra ipolisi è simile a quella che vi ho fatto vedere prima, vuol dire che l'avete generata dalla piattaforma, quindi già se è una formattazione diversa, è possibile che sia un documento precedente. Ciro, mi fai una domanda qui continuino a ruota, dici tu quando vuoi interrompere perché potrebbero Bisognava un goccio andare avanti. d'acqua prima di. Comunque ricordo nel frattempo che caricheremo appunto la registrazione, tutti i materiali sul nostro sito, sempre nella sezione dei webinar della formazione online. Ok, comunque allora credo che bene o male le domande di interesse generico, credo di aver risposto, se non ho perso qualcosa strada facendo, credo di aver risposto a tutti e ricordo sempre ovviamente per questioni un po' più magari specifiche, ecco, tipo la collega che segnalava questa difficoltà nel suo caso di salvare i dati, magari è un problema tecnico che si verifica, non so, col suo browser, ecco, se si verificano difficoltà di questo tipo, scrivete all'email del supporto scuole e il supporto attivo proprio per questo, ma anche per qualsiasi altra esigenza che è specifica del vostro istituto, ovviamente non possiamo qui affrontare ogni possibile aspetto, però ecco, anche se avete magari difficoltà nella chiusura del documento, vi siete un po' fermati a un certo punto, non sapete come andare avanti, ecco, anche per quello scriveteci, insomma, non vi scoraggiate assolutamente, siamo disponibili a
cioè, generazioni connesse è disponibile nel fornire un supporto. E qualcuno mi scrive che aveva provato a scrivere, ma non ha ricevuto risposta. Le chiedo se magari mi scrive in privato la sua email, così facciamo subito una verifica. Perfetto, vuoi interrompere intanto la condivisione? Sì, Okay. scusa. E ci avviamo alla conclusione, insomma, dimmi tu, ecco. Ok, per me credo, sì, ecco, insomma, credo di aver più o meno soddisfatto tutti. Comunque, se qualcuno non è soddisfatto, può scrivere ecco, al supporto scuola, Penso assolutamente. no, anzi sia stato molto, molto, molto dettagliato, molto utile, molto pratico. E penso veramente più lo risento, più lo vedo, insomma, più mi sembra veramente adatto al nostro contesto e soprattutto veramente chi segue questo percorso poi ha veramente una fetta della candidatura alle Swimming School già pronta e già fatta, quindi le due cose vanno veramente a braccetto. Io niente, se non ci sono altre domande, ringrazierei Giulia Felice che appunto è stata con noi oggi a moderare questo webinar e ovviamente il nostro ospite Salvatore Ciro Conte. E niente, vi do appuntamento a breve per i prossimi webinar, il prossimo è il 15 ottobre e vi ricordo che riceverete via mail l'attestato di partecipazione e il link alla registrazione che comunque troverete tra qualche giorno sul nostro sito nella sezione della formazione online. Grazie ancora. Ok, grazie anche da parte mia e ci tengo anche a portarvi un grazie da parte dei colleghi che lavorano con me nel progetto di Generazioni Connesse. Tutto questo è anche frutto del loro impegno. Quindi grazie a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci.